Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo con fede lo Spirito Santo con questo canto. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Siamo qui, Gesù, dinanzi a te, alcuni minuti per contemplare il tuo volto. In questi minuti vogliamo renderti grazia, lodarti, perché tu sei il risorto, tu sei la luce, tu sei la sola presenza che ci dà conforto nel dolore, che ci dà forza nei giorni bui. Tu sei la sola presenza veramente amica, sempre, in ogni istante della nostra esistenza. Tu Gesù sei, tu sei il Re. Aiutaci, Signore, a orientare le nostre vite verso di te e a portare il tuo sorriso benevolo a quanti incontriamo. E per lodarti, preghiamo col salmo previsto dalla liturgia di domani. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicono quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore. Mi ha risposto, il Signore mi ha tratto in salvo. Il Signore per me non avrà timore. Che cosa può farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto, la mia forza, il mio canto e il mio Signore. Egli è stato la mia salvezza. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo nella casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. Ti preghiamo, Gesù, per tutte quante le persone che vivono un momento di scoraggiamento, non hanno più fiducia. Non hanno più fiducia negli altri, non hanno più fiducia nelle relazioni con le altre persone, non hanno più fiducia in genere nel futuro e non hanno più speranza. Per queste ti preghiamo. Per le mamme e il papà ricoverati che lottano per la sopravvivenza, vorrei chiederti, Signore, un pensiero particolare per loro e per le loro famiglie. Oh Signore, stai vicino a tutte le famiglie che hanno mancato i propri cari, perché è un periodo molto molto triste e abbiamo tanta paura. Solo tu sei la nostra forza, solo tu ci puoi aiutare a superare questo momento di crisi, di angoscia e di paura. Aiutaci, Signore, per questo noi ti preghiamo. Ti preghiamo anche, Signore, perché tutti noi ci ricordiamo di rivolgere a te il nostro cuore. Tu sei il nostro creatore e noi le tue creature. E ti ringraziamo per per tutte le possibilità che ci offri. Ti ringraziamo per le amicizie, ti ringraziamo per il sole, ti ringraziamo per il lavoro e ti affidiamo tutti coloro che vivono nella povertà. Preghiamo adesso con le parole che tu, Gesù, ci hai insegnate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. O Gesù, grati a te perché hai detto che sei con noi ogni giorno, sino alla fine dei tempi. Ti chiediamo di aiutarci ad annunciare la buona notizia della tua venuta a tutte le persone che incontriamo e fino agli estremi confini della terra. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.